Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, come ogni sera, diamo uno sguardo al bollettino emesso dall'unità di crisi della regione Campania per l'emergenza Covid-19. Emergenza coronavirus, questo è il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania. I positivi del giorno sono 662, gli asintomatici 637, i sintomatici 25, i tamponi del giorno effettuati 8.747, il totale dei positivi 201.454, il totale dei tamponi 2.166.203. I deceduti sono 44, 13 deceduti nelle ultime 48 ore, 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti 3.209. I guariti sono 2.746, il totale dei guariti 125.656. Siamo in collegamento con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato, vicepresidente. Grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo da una buona notizia. Il vaccino è arrivato anche in Campania, tutte le dosi sono state somministrate, ne sono arrivate altre e comincerà la somministrazione. Il cronoprogramma è rispettato o c'è qualche cambiamento per quanto riguarda le categorie cui poter somministrare questo vaccino anti-Covid che dovrebbe, il condizionale d'obbligo, portarci fuori dal tunnel? No, il programma è definito, noi stiamo rispettando i tempi. Mi fa piacere evidenziare, così come è stato evidenziato anche da molti organi di stampa, che la Campania è il primo posto per capacità di vaccinazione. Abbiamo esaurito le scorte, se così si può dire. C'è stata una prima fornitura di 33.000, poi una seconda ai primi di gennaio dell'altra 33.000 che sono esaurite. Adesso è in arrivo una terza fornitura. Contiamo di rispettare i tempi. La prima fase si concluderà con 150.000 dosi, diciamo, da utilizzare. Naturalmente in queste 150.000 ci sono ovviamente i richiami, e questa fase, come è noto, riguarderà in primo luogo, come sta già accadendo, il personale medico, paramedico, gli addetti comunque a servizi connessi alle strutture ospedaliere o di ricovero pubbliche e private, e agli anziani nelle residenze assistite. Dopodiché si passerà ad altri soggetti, così come è previsto anche nella procedura nazionale. Infatti ieri avete anche siglato un importante accordo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Scotti, proprio per garantire la copertura vaccinale a tutto il personale medico, sia delle strutture pubbliche che private, che anche per il personale in pensione, perché chiaramente i medici possono esercitare anche la loro attività dopo la pensione, quindi bisogna garantirgli l'adeguata copertura. Sì, lei ricorda questo protocollo che è stato siglato con i rappresentanti dei medici di base, e quindi è evidente che l'attenzione al mondo sanità nel suo complesso deve essere un'attenzione prioritaria per le evidenti condizioni di particolare esposizione di questo personale a rischi di contagio, e quindi ci sembra del tutto giusto proseguire seguendo questo criterio. Trova strumentali le polemiche relative alle lunghe file che si sono avute alla mostra d'oltremare per effettuare i vaccini durante la prima giornata, perché la seconda giornata già è andata meglio perché c'è stata la distribuzione dei numeri. Una sana autocritica è sempre positiva, potevate organizzare in maniera diversa o insomma di più non si poteva fare? Ma io non le trovo né strumentali né non strumentali, non le trovo proprio, nel senso che ormai ci siamo abituati che qualunque cosa, diciamo, determina attenzioni a volte un po' ossessive.
Devo anche notare che la foto della fila in alcuni casi è stata presentata come la dimostrazione di una disciplina e di una virtuosità da parte dei cittadini interessati. In altri casi la stessa foto era la dimostrazione di un fallimento organizzativo, della incapacità. Devo dire che sicuramente ogni cosa si può fare meglio, ma si sta operando in condizioni particolari, si sta cercando di correre. Devo anche aggiungere che in quella fila c'erano un certo numero di persone che non erano previste. Perché non svelo un segreto se rivelo che si sono inserite nella fila accodandosi in maniera del tutto spontanea ed impropria persone che Arbitraria, non certo. dovevano essere vaccinate. Circa 200 Quindi questo persone ha un giorno e 200 un accentuato la altro, lunghezza della certo. fila e quindi ha creato delle criticità, però francamente non mi sembrano tanto importanti da occultare il dato principale, cioè c'è una risposta dei cittadini interessati in questa fase positiva e c'è una capacità organizzativa che ha collocato al momento la Campania al primo posto della regione italiana. Veniamo ad un dato politico. Una probabile e possibile crisi di governo potrebbe rallentare tutto il processo messo in essere da questo governo. Quindi lei è preoccupato per questo? Come vicepresidente della regione Campania, una delle regioni più importanti d'Italia? Ma indubbiamente in questa fase sarebbe opportuno chiudere rapidamente tutte le vicende. Ora è legittimo che si possa aprire una dialettica politica, però i rituali tribali diciamo, della politica politicante, come dice il nostro presidente, scenografie per attirare attenzione mediatica. Tutte queste cose sono modeste rispetto al tempo in cui ci troviamo. Quindi la politica deve andare avanti. Ci sono degli assestamenti, degli accorgimenti, è legittimo, ma si decida rapidamente e finisca la manfrina, perché francamente questa è una cosa che non ha proprio senso. Veniamo insomma alla Campania, zona gialla oggi, non sappiamo quale sarà poi il futuro di tutta l'Italia, anche della Campania da lunedì prossimo. Lei cosa prevede? E innanzitutto c'è da risolvere un problema. I gestori dei locali della cosiddetta Movida sono in rivolta perché non gradiscono la chiusura alle 18 anche dell'asporto. Sono ovviamente tutta l'economia è al collasso. Come si possono contemperare l'esigenza di sicurezza e tutela della salute dei cittadini con la tutela economica, che è un andato assolutamente ovviamente importante per la tenuta sociale. Ma io devo dire che è assolutamente comprensibile il livello anche di esasperazione di alcune categorie, non solo quelle che più sentiamo, che più si manifestano, ma c'è un mondo, diciamo, più generale di attività economiche che sono allo stremo. Quindi, come se ne esce? Noi dobbiamo mantenere sul fronte del contrasto all'epidemia un atteggiamento di estremo rigore. Siamo in questo momento, in base ai parametri nazionali, una delle regioni collocate meglio, ma questo non ci fa allentare la tensione e l'attenzione. È un motivo in più perché noi dobbiamo chiudere questa vicenda senza zigzag, aprire, chiudere, aprire, chiudere. Noi dobbiamo dare un colpo al contagio da un lato e assestare un altro colpo con le vaccinazioni dall'altro. Quindi continueranno misure necessariamente restrittive, al momento
noi rispetto al regime della zona gialla abbiamo soltanto misure più restrittive che riguardano il mondo della scuola. Lei ricorderà, ne abbiamo parlato anche con lei, che mi ha spesso, diciamo, sollecitato su questo tema. Ricorderà che quando ne abbiamo parlato noi eravamo una specie di mosca cocchiera, insomma, piuttosto isolati su questo fronte, sembravamo una regione di rozzi e fautori dell'ignoranza rispetto agli illuminati della cultura che ci insegnavano il diritto allo studio. Come lei ha potuto vedere, molti paesi europei, quindi paesi nei quali la cultura non è certamente un optional, parlo dell'Inghilterra, parlo della Germania, parlo della Francia, hanno individuato nel problema scuola un problema di contagio e quindi di possibile focolaio. Dopodiché anche illuminati consulenti del Ministero della Salute e anche del Comitato Tecnico Scientifico, che ci facevano da maestri per la nostra cattiveria, adesso sono tutti quanti più o meno sulla posizione: è rischioso riaprire la didattica in presenza in queste condizioni. E quindi c'è stata, diciamo, una crescita progressiva, no, di coloro che, non per sottovalutazione di una funzione essenziale della formazione delle nuove generazioni, che è l'attività didattica di apprendimento, che ci è ben presente, ma per il doveroso rigore che dobbiamo avere in questa fase critica, io voglio ricordare che noi non è che abbiamo un'epidemia calante, noi abbiamo un'epidemia crescente. Ce lo dicono gli altri paesi europei, ce lo dicono gli indicatori. Non è che siamo nella fase in cui si tratta di fare l'ultimo minimo. Volendo, diciamo, sintetizzare, per il momento la scuola proseguirà con la didattica a distanza, soprattutto nelle superiori, visti, insomma, i dati e questa curva che è, diciamo, o comunque in crescita dopo inevitabilmente i contagi che si sono avuti nel periodo natalizio? Ma sicuramente devo dire che quasi tutte le regioni, forse tutte, negli ultimi incontri con i ministri Boccia e Speranza hanno detto una cosa: noi dobbiamo capire quali sono gli effetti di questo periodo particolare di festività natalizie, nelle quali vi sono state le norme più rigorose, ma c'è stata anche una scarsa vigilanza, diciamo la verità, e quindi c'è un grande punto interrogativo sugli effetti che questo periodo può determinare sul trend dell'epidemia. E questo non lo si vede adesso, lo si vedrà di qui a 2 settimane. Quindi è del tutto ragionevole avere una pausa di riflessione, evitare scelte affrettate e fra 2 settimane valutare il livello di ripresa della didattica in presenza compatibile col contrasto dell'epidemia. Perfetto, noi la ringraziamo per il suo intervento, la sua chiarezza nell'esporre le questioni, che sono veramente tante da risolvere. Le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, a presto. Al Comune di Napoli arriva il tanto annunciato rimpasto. Chi entra, chi esce e chi ci rimane male. Lo schema è sempre lo stesso ad ogni rimpasto di giunta e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è al 12° in 10 anni di rimpasto. Cambia di nuovo il vice sindaco con l'assessore Carmine Piscopo, che subentra Enrico Panini, destinato alla città metropolitana. Entrano nella squadra di governo della città anche i giovanissimi Marco Gaudini, che lascia lo scranno in consiglio comunale, e Giovanni Pagano, proveniente dal mondo dei movimenti. Questa volta tocca a Monica Buonanno rimanerci male, non la sola a uscire, ma l'unica assente nella foto di famiglia scattata questa mattina nella sala dei baroni del maschio Angioino durante la presentazione dell'ennesimo rimpasto. I nuovi ingressi però hanno scosso anche l'asse De Magistris De Maio, che ha partecipato solo al momento delle foto prima di andar via, in chiara polemica per le scelte adoperate dal sindaco, che oramai sembra già proiettato sulla sua probabile candidatura alle elezioni regionali in Calabria. Trema ancora Pozzuoli, cresce la paura della gente.
Uno sciame sismico è in corso da questa mattina nell'area flegrea, dove è stata registrata una scossa di magnitudo 1 sulla scala Richter ad una profondità di 860 metri, con epicentro tra l'area della Solfatara e la zona dei Pisciarelli. La scossa è stata registrata alle 11.26 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ed è stata avvertita da una buona parte dei residenti della zona di Pozzuoli Alta e dell'area di Agnano. L'evento principale è stato preceduto e seguito nell'arco di 10 secondi da altri 5 movimenti di intensità inferiore. Intanto in regione stamane è riunitasi la Protezione Civile per fare il punto sulla situazione dei campi flegrei. Nessun pericolo incombente, nessun allarme né cambio di colore dello stato di allerta è stato deciso. Ad affermarlo il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ai nostri microfoni chiarisce che le attività messe in campo dal comune degli ultimi giorni sono attività di routine per potenziare il corpo della Protezione Civile. Siamo in collegamento con Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovata. Grazie. Allora, ci giungono tante mail, tante telefonate per chiedere notizie in merito a questo bradisismo che sta tornando a creare paura soprattutto nel comprensorio di Pozzuoli. Allo stato qual è la fotografia? Allora, la fotografia, che tra l'altro è quella che riportiamo noi settimanalmente sui nostri bollettini, tra l'altro quello relativo alla settimana appena conclusa, è stato appena pubblicato sul nostro sito, ci informa del fatto che comunque abbiamo un'attività bradisismica in questo momento con un sollevamento che è di circa 10 mm al mese a partire però da settembre del 2020, abbiamo questa velocità di sollevamento e si accompagna a questa velocità di sollevamento anche la presenza di sismicità, microfratturazioni. Per lo più abbiamo registrato per esempio nell'ultima settimana 74 terremoti, ma 74 terremoti di cui soltanto 24 è stato possibile localizzare, perché gli altri erano talmente poco energetici che si confondevano nel rumore di fondo. Quindi con i nostri strumenti noi li riusciamo a individuare, ma ovviamente hanno delle caratteristiche energetiche talmente minime che poi non è possibile caratterizzarli con una localizzazione. Questi 24 eventi che abbiamo localizzato hanno delle magnitudo comprese fra meno 1.1 e 1.8, quindi stiamo parlando comunque, come sempre devo dire per fortuna, di una microsismicità, cioè di una sismicità a basso contenuto energetico. La zona in cui questi terremoti sono stati registrati è la tipica zona soggetta purtroppo alla fratturazione nell'area flegrea in questo periodo, che è la zona fra Pozzuoli, la Solfatara, Pisciarelli e Agnano e così via. Diciamo che il quadro in generale ci mostra vero un incremento nel numero di eventi registrati, però in sismologia e in scienza non è soltanto il numero degli eventi sismici che dà un'indicazione, perché poi a questi eventi sismici bisogna sempre associare, in maniera tale da poter fare una valutazione, un ragionamento su quello che sta succedendo, anche le caratteristiche energetiche degli eventi che registriamo. E diciamo che noi generalmente registriamo per quasi l'80%, anzi sicuramente oltre l'80%, quasi per il 90%, una sismicità che ha una magnitudo inferiore a 1. Una sismicità che ha una magnitudo inferiore a 1, per quanto i numeri possano generare in chi non è esperto di sismologia un'apprensione, però è anche vero che stiamo parlando di ultra microsismicità, cioè di una sismicità più che strumentale, assolutamente strumentale. Direttrice, mi perdoni un attimo, è corretto parlare di terza crisi bradisismica dal 1970 ad oggi? Può essere configurata così? Certamente è così, ma per noi è così sicuramente,
E così dall'inizio del 2006, per noi all'inizio del 2006 è cominciata la terza crisi bradisismica dopo quella del 70 e quella degli anni 80. E questa crisi bradisismica, fra l'altro, è anche la prima crisi nella quale noi abbiamo potuto sperimentare le applicazioni dei nuovi approcci di protezione civile con l'indicazione di un passaggio di livello di allerta da base ad attenzione a dicembre del 2012. Dottoressa, mi perdoni, chiaramente in questo momento allarmismi e panico generano soltanto più danno che altro. Il fatto che il sindaco abbia dichiarato lo stato di preallarme, questo non significa che c'è un problema imminente, è semplicemente un modo per organizzare al meglio la protezione civile laddove ce ne fosse bisogno? Esattamente, cioè il sindaco Figliolia ha fatto una operazione meritevole, per carità, relativamente all'organizzazione locale del sistema di protezione civile. E quindi è una questione puramente organizzativa, non ha nulla a che fare con un cambiamento nello stato dinamico del vulcano, che permane a livello di allerta di attenzione, fino a che la Commissione Grandi Rischi non riterrà che ci possano essere gli elementi per fare questa variazione. Al momento noi siamo convinti che quello che stiamo osservando non è una variazione drastica dello stile comportamentale del vulcano che vira verso qualcosa di più complesso, ma stiamo osservando delle giuste oscillazioni che però ricadono all'interno della dinamica per noi assolutamente attesa con i dati del monitoraggio che ritroviamo. 10 mm di sollevamento al mese che ritroviamo a partire da settembre del 2020 non è affatto la velocità massima di sollevamento che i campi Flegrei hanno mostrato negli ultimi 15 anni, per niente. I campi Flegrei hanno mostrato in altri periodi velocità di sollevamento mensile anche di 16 mm al mese, 14 mm al mese, 12 mm al mese e così via. Perfetto, lei è stata veramente molto chiara e questo aiuterà i nostri telespettatori a analizzare il problema in tutte le sfaccettature con massima tranquillità. Questo non significa che non ci sia massima attenzione da parte degli organi competenti. Grazie, naturalmente torneremo a collegarci laddove ci fossero degli aggiornamenti importanti. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti voi. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci.